Una poi una commissione, diciamo, di addetti ai lavori ha deciso quali sono le tre miniature, diciamo, miglior fatte, comunque più rappresentative di questa manifestazione, di questo evento. Le tre miniature sono quelle di Alessandro Zanini, che rappresenta Balotelli, dopo risultanza, siamo in una commissione. Alessandro, viene premiato con questa targa tra il riconoscimento tra i migliori artisti del futuro. La seconda miniatura, che è stata appunto più votata e che rappresenta meglio la manifestazione, è la miniatura che raffigura Enzo Piazzotte, addirittura. Enzo Piazzotte è realizzata da Roberto De Lucci. Il terzo riconoscimento non lo consegniamo sul posto, perché lo viene assegnato a Daniele Proietti, che è un artista, è un ragazzo di Rieti, che ha raffigurato Dino Zoppo che alza la Coppa del Mondo a Madrid nel 2022. Quindi due situazioni su tre sono momenti, diciamo, particolarmente legati al dottor Fino. Vero dottore? Grazie. Scusate, ho fatto a Cazzotti, No, silenzio ragazzi, silenzio. Ho ricevuto un pugno, però lui non si vedeva. Sono cascato. La vita può succedere, no? Mi ho dato una strusciata le ginocchia e con la faccia, insomma, niente di male. Capita, no? Complimenti, bravi, veramente bravi. Avete scelto questa struttura per fare questa. Io sono orgoglioso di avervi ospitato, perché evidentemente ricordo i miei figli di città che giocavano su Udine quando erano ragazzini. Ed era una cosa bellissima, no? Voi ne avete fatto una competizione ad alto livello, quindi evidentemente estremamente importante e significativa, perché il calcio comunque è divertimento. Poi c'è l'agonismo, sicuramente, ma se i ragazzi che giocano a calcio non si divertono, ragazzi, che noia, che noia. Ma avete visto una partita? Rivista, eh? Annoia totalmente. Se c'è qualche asset, se c'è qualche gol, se c'è qualche parata bella, eccetera, eccetera, sì, ti può anche innamorare. Ma quando li vedi una partita, l'emozione è quando ci sei. E lo stesso giocando, no? Giocando a Sassuolo, ovviamente una emozione positiva, riuscire a fare gol a quell'area, no? E quindi è una cosa stupenda. Grazie, veramente grazie, da parte vostra, perché evidentemente io credo, non lo so, se gli organizzatori vorranno ancora ripetere qualcosa del genere, vediamo se si può ospitarvi in questa struttura, che evidentemente è il tempio del mondo del calcio. Ma il calcio non è semplicemente dei professionisti, è anche di coloro che sono amatori, ma è anche di quale discipline collaterali, le donne. Scusate, come si dice? Perché no? Le donne sono sempre importanti anche quando giocano a calcio, e hanno quella capacità particolare che la donna ha. Qual è quella donna particolare? No? Ci sono loro, allora, meglio che non sei. Quando corre la donna, quando la donna corre, come corre? È negozio. Un ricorso estremo. Può difendersi anche lì, in quel senso, no? Quindi ha un particolare atteggiamento, d'altra parte, però è bello anche vedere queste ragazze che giocano a calcio, ma allo stesso tempo poi c'è calcio a 5, o calcetto, non lo volete. Cioè, il calcio è divertimento. Sì, ci si diverte, si raggiungono per male.
Ok, grazie.